Anticipazioni Tempesta d'amore. Trama puntate, dal 14 al 20 novembre 2022. Nuova fiamma per Max. Lunedì, 14 novembre 2022. Rosa li suggerisce a Cornelia il suo nuovo piano, incontrare Arian, fingersi amichevole e cercare di smascherarla. Non tutto va come previsto e la Kahlenberg, dopo aver offeso entrambe, cerca di ingraziarsi Robert in modo da mettere la Holly in cattiva luce. Jerry non sta più nella pelle dopo il momento di vicinanza vissuto con Shireen. Quest'ultima, però, non vuole far coppia con lui né intende uscirci. Proprio quando sta per dirglielo a chiare lettere, ha un brusco ripensamento. E il tutto è legato al centro estetico che lo stesso Richter le ha aperto in hotel. Max, intanto, è molto arrabbiato e crede che la ragazza voglia solo approfittarsi di suo fratello. Hildegard informa Werner che il signor Lehmann non è affatto una brava persona e che va smascherato al più presto. Il Salfield, così, confida ai Sombichler di volerlo incastrare. Martedì, 15 novembre 2022. Selina regala a Maya un preziosissimo cimelio di famiglia. Entusiasta, la ragazza lo prova ma si rende conto che è un po' piccolo per lei. Distratta da Florian, lascia il gioiello sul lavandino, persa nei suoi pensieri. Quando vuole rimetterlo al dito, l'anello sembra sparito nel nulla. Robert e Arian cedono alla passione. La Rossa, felicissima, capisce di aver raggiunto finalmente il suo obiettivo. Il Salfield, però, è confuso e frastornato e, il mattino seguente, cerca di comportarsi con lei come se nulla fosse accaduto. Dopo un po', incrocia Cornelia e i ricordi della loro notti passate insieme prendono il sopravvento. Il Salfield, inoltre, teme che la Kahlenberg possa spifferare la verità sul loro incontro alla donna. E in effetti, le sue paure si materializzano. Max, arrabbiato, scopre che Jerry ha affittato il salone di bellezza per Shireen. Mercoledì, 16 novembre 2022. Sempre più affranto e preoccupato per il fratello, Max prende una importante decisione, affrontare Shireen. Le dice di sospettare fortemente di lei. Inoltre, le muove accuse terribili. Amareggiata, la Silan rinuncia al centro. Di ritorno a casa, Max si concentra sulla sua storia con Vanessa. E per vivere momenti indimenticabili, progetta di portarla in giro per il mondo in camper. All'inizio la Sombichler appare commossa e felice. Poi lo spiazza dicendo di non voler partire perché intende concentrarsi sulla sua carriera. Segue un'accesa discussione, ove la ragazza finisce per offendere ed umiliare Max. Selina chiede dell'anello a Maya che, inventandosi una scusa, riesce a cavarsela. Constanze guida poi la madre in bagno e insieme notano il gioiello. Maya è furibonda e si scaglia di brutto contro la sorella. Le dà della ladra. Giovedì, 17 novembre 2022. Maya accusa Constanze di averle sottratto il prezioso con l'inganno. Lei prova a difendersi ma, con scarso successo. Rosa li invita Cornelia a non fidarsi di Arian. Inoltre, per lei ha tessuto un intrigo per conquistare Robert. Pian piano la Holly si convince che la Dark Lady stia celando a tutti qualcosa. Intanto, Arian si reca da Eric con il quale sigla un patto. Cornelia origlia la loro conversazione segreta e capisce che i due sono complici e che stanno tramando qualcosa di pericoloso alle spalle di tutti. Maya credeva che sua sorella fosse cambiata e invece è costretta a ricredersi. Piena di dubbi riguardo alla sua buona fede, la invita a rinunciare al suo matrimonio. Selina è molto preoccupata per quello che sta accadendo. Inoltre, scopre che la cerimonia non potrà tenersi al Guttalheim a causa di ingenti danni causati dall'acqua. Venerdì, 18 novembre 2022. Florian prova a rincuorare Maya e le ricorda che, all'inizio, avevano entrambi optato per un matrimonio senza troppi sfarzi. Decidono, così, di ritornare all'idea originale. Michael è annoiato, non riesce a stare in casa e il suo pensiero va sempre allo studio e dalla clinica. Purtroppo, non riesce a trovare nessuno con cui chiacchierare nemmeno in hotel in quanto tutti sono sempre molto indaffarati. Ad un tratto, André si fa male ed il medico è costretto ad intervenire. Il dolore dell'uomo, però, non sembra arrestarsi e Michael accetta di medicarlo segretamente. Accade qualcosa? Max è deluso da Vanessa, non è stato per niente onesto con lui.
Michael, il giorno seguente, ascolta lo sfogo del nipote e gli dice che nemmeno lui è stato leale con lei in passato. Max spera almeno di viaggiare con Vanessa dopo i campionati europei di scherma. Sabato 19 novembre 2022. Vanessa, alla fine, raggiunge un compromesso con il suo amato. Quando i due iniziano a pianificare il tour, l'argomento, figli e matrimonio, viene improvvisamente a galla. Fingendo un impegno improvviso, il Richter riesce a cavarsela anche questa volta e a non affrontare l'argomento. La Sombichler decide di cancellare ulteriori tornei con la sua associazione di scherma. Max, intanto, le fa una confessione epocale. Maya perdona Costanze ed è felice che sua sorella voglia aiutarla nei preparativi del matrimonio. Selina è felice, la sua famiglia è di nuovo unita. Cornelius arriva il giorno dopo. Tutto è pronto per un matrimonio da sogno. Il signor Fontalheim incontra Eric. Quest'ultimo suggerisce a Werner di cambiare fornitori. Poco dopo, il Vogue sente Rosalie rimproverare André per aver consultato illegalmente Michael. Domenica, 20 novembre 2022. Il grande giorno di Maya e Florian è alle porte. Vanessa è scioccata dalla rivelazione di Max e decide di partire. Deluso e di cattivo umore, il Richter incontra al bar una donna molto affascinante di nome Elsa Reinhardt, una nuova ospite dell'hotel, che inizia a flirtare spudoratamente con lui. Cornelia e Robert cercano di comportarsi come se nulla fosse mai accaduto tra loro. L'attrazione fisica, però, resta fortissima e il Salfield fa veramente fatica a ritenere la sangue del suo sangue. Per dimenticarla, l'uomo trova riparo tra le braccia di Ariane. Werner, il giorno seguente, spiega a Cornelia che intende riconoscerla ufficialmente come figlia e le mostra le foto dei suoi fratelli, nipoti e pronipoti. Ciò solleva il morale della donna che, verso sera, incontra Robert e Ariane insieme nell'atrio. Le loro effusioni sono un pugno allo stomaco.